Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Rieccomi con un nuovo video, un video make-up, un get ready with me, quindi mi preparo con voi. Vi faccio vedere anche il mio outfit, cosa indosso, perché ogni volta mi vedete sempre solo fino a qua. E fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, quindi sia il make-up, parrucco, sì, indosso una parrucca, trucco, parrucco e outfit, insomma, se vi piace questa idea ve la realizzo anche nei prossimi video, insomma, fatemi sapere cosa appunto ne pensate, con un like ed un commento appunto. Vi lascio subitissimo a questo video lunghissimo, come sempre, spero di tenervi compagnia, di farvi vedere qualche prodottino all'opera, qualche new entry, qualche riscoperta del periodo, insomma, vi lascio a questo video. Tutti i prodotti, come sempre, sono scritti giù nell'info box e se qualcosa me la dimentico, insomma, non esitate a chiedere assolutamente. Quindi vi lascio, vi mando un bacione, buona serata e se vi va, vi aspetto al prossimo. Ciao! Allora, ho già applicato il primer viso, sempre il solito di Lancôme, la base Pro, questo primer opacizzante e mattificante. Adesso andiamo ad applicare il fondotinta. Decido oggi di utilizzare questo di Lancôme, le Tinted Idol Ultra Wear. Io ce l'ho nella colorazione 03. Questo qua. Lo stendo con un pennello che credo di non avervi mai fatto vedere, non ricordo, insomma. Il numero 56 di Sephora ed è della linea Pro Flawless Airbrush. Questi pennelli che sono lunghissimi, io ne possiedo quattro e mi piacciono tutti. Il primissimo me l'aveva regalato Steffi per un compleanno, non lo so, però mi sembra di ricordare così, lo adoro. Perde un po' di peli, però è fantastico. Io lo adoro per applicare il blush, la terra, per fare un contouring molto leggero. Poi possiedo il numero 49, fatto così. Questo angolato ed è per il blush terra, insomma, per scolpire va benissimo, è fatto proprio così obliquo, quindi le setole sono morbidissime. E poi ho questi due pennelli, appunto il numero 56 per applicare il fondotinta, io lo utilizzo per fare un'applicazione più precisa, infatti nasce proprio per quello. E poi il numero 90, che è un pochino più ciccione dell'altro. E diciamo che è sempre per il fondotinta, per una stesura un po' più naturale. E naturalmente ve li farò vedere poi nel corso del tempo. Oggi andiamo a utilizzare lui, quindi vado a mettere un po' di prodotto sulla mano. Questo è il fondotinta, rimane un po' cremosino. Ha un SPF 15 questo, quindi andiamo ad applicarlo. Mi sposto un po' di qua perché ho lo specchio, quindi vado. Sentirete il cincinnio di questo bracciale che io adoro, sperando di non darvi fastidio. Poi nel corso del video poi decidiamo se toglierlo. Così, insomma, vediamo un po'. Questo fondotinta, a me piace tanto. Forse il colore tende un po' ad ossidare, quindi diventa un pelino più scuro. Però le colorazioni, devo dire, non sono proprio fantastiche. Ecco, in questo senso, secondo me, Lancôme pecca un pochino. Però come fondo mi piace davvero tanto. È bello, è abbastanza coprente, una coprenza media. Sulla pelle non si sente, poi un profumo fantastico, profuma veramente di buonissimo e lo stendo con vero piacere, ecco. Questo è l'effetto sulla mia pelle, mi piace davvero tantissimo. Adesso andiamo ad applicare il correttore, questa New Entry di Lancôme. Correttore a lunga tenuta, io ho preso la colorazione numero 03, l'ho preso per correggere, diciamo, l'occhiaia qua, proprio questo scuro che ho qua. Quindi ne vado a mettere, volevo farvelo vedere. Togliamo il fondotinta.
Volevo farvi vedere la colorazione, questa qua. E quindi vado a stenderne, forse ne ho preso anche troppo, anzi ne ho preso sicuramente troppo, però vado con un pennello apposito per le occhiaie, questo numero 142 di Gessap. E con movimenti circolari appunto lo stendo così. Poi diciamo che quel che resta me lo porto un po' fino a qua, però non vado oltre. È un correttore appunto, dicevo, a lunga tenuta e ha un fattore di protezione 30, se non sbaglio, così mi hanno detto. Un fattore di protezione 30, il che non è male, anzi è ottimo. Sulla durata è tutto, ci aggiorniamo perché non vi so dire. Ne ho sentito parlare veramente benissimo e copre anche piuttosto bene le mie macchiette qua. Ne ho preso decisamente troppo. Ecco qua. Per illuminare invece vado a prendere un prodotto che è è di Charlotte Tilbury ed è un prodotto multiuso. Sto parlando del Flawless Filter, questo qua. Io ce l'ho in colorazione numero 3, Light Medium, ed è questo prodotto che può essere utilizzato da solo, può essere utilizzato solo come illuminante, miscelato al fondotinta, insomma, potete veramente sbizzarrirvi e ha un potere fantastico, soprattutto in foto e in video rende davvero benissimo, quindi ne metto un po' nei punti che voglio illuminare. Vado con sempre con il pennello che ho utilizzato per il fondotinta. Non trascino, ma picchietto. Un pelino anche qua sotto. Guardate che luce bellissima che lascia. Proprio bello. Ok, copriamo, tappiamo il tutto prima che appunto si asciughino le cose. Fissiamo assolutamente, fissiamo tutto con la cipria di Charlotte Tilbury, la Magic Powder. Io ce l'ho in colorazione 2, la medium, questa qua. Così è meglio. Allora, vado con un pennello così piccolo. Inizialmente il numero 169 sta praticamente andando via il numero, ma ricordo così e vado a posizionarne un po' qua. Utilizzo il correttore anche come primer. Un
metto davvero pochissimo. Ecco qua. Adesso vado a realizzare le sopracciglia, però vi stoppo un attimino perché sennò diventa troppo lungo. Ecco qua, sopracciglia realizzate. Adesso andiamo a scaldare un po' l'incarnato, quindi vado a utilizzare, recupero un po' gli ultimi prodotti da questa palettina che contiene le polveri di Nabla. Adesso da un po' che non li utilizzo, quindi andiamo un po' a rispolverare questi cassetti. Allora, le sopracciglia, vabbè, giusto così al volo, le ho fatte con la matita di MAC, la Velvet Tone, che mi piace davvero tantissimo. Questa matita per sopracciglia rimane morbida, il tanto giusto, quindi è perfetta, diciamo, e le sopracciglia rimangono perfette tutto il giorno, senza sbavare, senza perdere di tono, insomma, fantastica questa matita. Poi ho fissato i peletti con questo brow gel di Anastasia Beverly Hills, sempre il solito quello trasparente. Allora, vado a prendere la prima terra, che è questa, che si chiama Cameo di Nabla, e vado col pennello che ho utilizzato per la cipria, tanto poi io li lavo sempre ogni utilizzo, quindi il 169, e vado a scolpire il mio viso, sempre molto leggero, eh. Adesso vado a prendere l'altra terra, una delle terre che ho usato tantissimo, sempre di Nabla, appunto, l'Amo Noi, questa qua, ormai è quasi andata via pure la scritta, e prendo come pennello questo di, appunto, di Sephora, il numero 49. In questo modo, blush vado a prendere appunto sempre di Nabla. Sono indecisa se utilizzare lui si chiama Kendra oppure Satellite of Love, che è questo qua un pochino più scuro. Andiamo con lui, quindi pennellone maxi, ricordo è il numero 59. Così. L'illuminante invece lo andiamo a prendere dalla palettina di Dior, questa qua, della linea Backstage. Andrò a prendere questo qua perché voglio andare a fare un trucco occhi un po' primaverile, insomma, mi ispira molto questo. E si chiama Strobe, no, Pink. Aspetta un attimino, dovrebbe essere Pink. Perché eccolo qua. Voilà, bello, bello, bello. È proprio un pelo qua, un pelino. Ecco qua. Quindi il viso l'abbiamo completato, adesso ci occupiamo degli occhi. Non ho dubbi, questa volta voglio andare a utilizzare lei, una mia fedelissima, adorata palette di Huda Beauty, la Nude, vabbè, di Huda Beauty, appunto questo è il regalo di compleanno di Steffi, guardate che meraviglia di palette, non vi volevo accecare, prendiamo il fogliettino qua, eccola qua, stupenda, lei è stupenda, è meravigliosa, vediamo cosa ne viene fuori, come al solito ho qualche idea, ma andiamo per gradi, per gradi.
Vediamo un po'. Prima di tutto vado a fare la mia solita, andrò subito a illuminare l'arcata, mi avvicino anche un po' di più, anche se mi taglio la testa, come dice mio marito, ogni volta ti tagli la testa, però così vi faccio vedere meglio che cosa faccio, che cosa combino. Primo colore, quindi questo panna opaco, e lo vado ad applicare qua sotto l'arcata. Così. E naturalmente qui avrete visto, mi metto le foto con l'ombretto che vado a utilizzare per non stare a sollevarla tutte le volte. Il colore per la piega, assolutamente pennellone ampio, numero 16 di NYX. Vado a prendere il primo colore per la transizione. Ecco qua. Andiamo a prendere il secondo colore con un pennello un po' più da precisione, il numero 227 di Zoeva. Vado a prendere appunto questo colore e mi concentro qua. Quindi angolo esterno e piega. Dove ho proprio la mia piega naturale. Ok, andiamo a prendere il primo colore bello luminoso, questo qua è bellissimo, con le dita proprio che è meglio. Niente di elaborato, è molto fresco ed elegante. Poi vi faccio vedere a fine video, o non lo so, a inizio, vediamo cosa indosso. Questo è un vestito lungo ed è bellissimo. Così. Lo voglio ancora più luminoso, quindi al centro andrò con quest'altro colore bellissimo. E lo picchietto proprio qua. Solo al centro. Bello, bello, bello. Voglio scurire un po' l'angolo esterno, quindi prendo un pennello così, questo qua, che è di Gessap, il numero 223. Quindi prendo appunto il colore che ho utilizzato anche prima, però ne ho preso un po' di più. E questo pennello, essendo così a setole fitte, è più preciso, quindi andrò a scurire solo questa parte e nel caso aggiungo. Lo stesso colore mi è caduto un po'. Lo stesso colore, però con un pennello magari a penna, lo vado a mettere anche sotto. Quindi prima inferiore esterna e il pennello è il 230 di Zoeva. Quindi vado qua.
mi serve assolutamente la matita. Matita marrone, non la voglio nera, voglio una matita marrone, che ovviamente non ho preso. E vado a prendere questa di Dior, che è la waterproof ed è la numero 534, questa che ha lo sfumino, una delle mie matite marroni preferite, quindi vado all'attaccatura. All'interno vado a scurire ulteriormente. Prendo un pennello così. Questo è di Jessup, il 237. E vado nuovamente a poi con lo stesso illuminante vado a fare il punto luce, quindi questo qua, con un pennello anche così, sempre 200, cos'era? Di Jessup 237, questo però è bianco, vado proprio qua. Vado nuovamente con il pennello che abbiamo utilizzato all'inizio e vado a nuovamente sulla piega. E voilà, mascara. Allora, come mascara decido di applicare questo di Charlotte Tilbury, Legendary Lash volume 2, sulle ciglia superiori, e invece su quelle inferiori andiamo a mettere questo di MAC. Ecco qua, il trucco occhi è terminato. Adesso ci occupiamo delle labbra. Ho deciso di utilizzare uno dei rossetti di Clio preferiti, rosa indiano, ed è questo colore meraviglioso che secondo me si abbina anche molto bene al vestito che indosso. E ve lo faccio vedere qua, swatchato, stupendo. E come matita per il contorno ho deciso di utilizzare questa di Dior, che è la 994, che secondo me ci sta molto molto bene. Adesso andiamo appunto a metterlo. E questo è rosa indiano, bellissimo. E voilà, questo è il trucco terminato. Adesso andiamo a fissare il tutto con lo spray fissante. Andiamo a prendere questo della Glam Glow, che sta bene anche col vestito. Oggi siamo tutti in pandan. E quindi andiamo a io subito armata del mio ventaglio Sardegna. E voilà, trucco terminato, video stralungo come sempre, per la gioia di chi ama sentirmi e vedermi così tanto tempo. E
E niente, adesso aspetto di sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, insomma, se il trucco vi piace, se il rossetto ci sta bene, insomma, scrivetemi anche cosa ne pensate del vestito, se vi piace, se mi sta bene. E naturalmente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, vi rispondo sempre molto molto volentieri. E naturalmente, se vi va, vi aspetto al prossimo video. Ciao!